Scusa, speriamo solo che, dato che ha parlato, giustamente ci sono delle valutazioni diverse, nell'isola l'unico posto dove c'è ancora tortura e detenzione, diciamo anche illegale, è Guantanamo. Vorrei ricordare, gestito dagli Stati Uniti, no, lo dicevo, noi siamo anche amici con lui. Allora, perché io poi voglio piano piano adesso andare verso i temi italiani, intanto vi faccio vedere questo tweet che ci porta ai temi italiani, vediamo se riusciamo a mandarli in onda. Richiesto intervento di Papa Francesco per mediare tra Renzi e la minoranza del PD e tra Berlusconi e Fitto, che mi pare insomma un buon viatico per parlare dei problemi italiani. Però voglio chiedere ancora una cosa a Marco Rizzo, che ci proietta anche sui futuri scenari, in questo caso degli Stati Uniti, perché credo nelle prossime ore Hillary Clinton, ex First Lady, dovrebbe annunciare la candidatura, no, alle prossime presidenziali. Obama peraltro insomma già ha detto di essere molto contento se questo avverrà. Il professor Pasquino è sempre molto pungente e abile nella discussione, però in realtà fino a quando Obama ha dovuto fare il presidente degli Stati Uniti ha fatto quello che hanno fatto tutti gli altri presidenti degli Stati Uniti. Adesso che non ha più non viene più rieletto, non è al secondo mandato, e quindi non può essere rieletto, fa alcune piccole cose che possono dare il segno magari di quello che pensava. Però anche il dialogo con l'Iran, per esempio, recente. Ad esempio, no? l'accordo, io stavo proprio per dire questo, l'accordo sul nucleare avviene adesso. Sì. E non, molte delle cose stanno cambiando, anche dal punto di vista delle alleanze. Perché l'Occidente ha costruito tanti di quei pasticci, adesso noi non stiamo a citare l'ISIS, che è stato di fatto, i due francesi che hanno combinato il guaio lì a Parigi pochi mesi fa, si diceva sono andati a combattere in Siria, sono andati a combattere in Siria contro chi? Sono andati a combattere in Siria contro Assad. E chi era contro Assad? Chi è che finanziava? Chi è che foraggiava la rivolta contro Assad? L'Occidente. E quindi in realtà hanno fatto un po' da apprendisti stregoni. Aveva anche ragione l'Occidente. Hanno iniziato, però hanno costruito questo mostro. E quando, tutto inizia dall'Afghanistan. Quando le truppe sovietiche andarono a sostenere il regime afghano, l'Occidente finanziò i Mujahideen. E da lì nacque Al-Qaeda, e tutto nasce da lì. E oggi, quando hai gli arabi, la cosa divertente che hai, in alcune zone l'America che sta con i sunniti, da altre parti sta con gli sciiti. Adesso i bombardamenti dello Yemen assieme all'Arabia Saudita vanno, tra virgolette, contro gli iraniani. Ma dall'altra parte ci sono quelli dell'ISIS, poi, in Iraq. Con questa riflessione ricordi la complessità, c'è una complessità delle questioni... Io credo quando c'è tutto internazionale, non è che il capitalismo che ha creato tutto questo, questo non lo mette così. È questo tipo di sistema, cioè, sono le relazioni, c'è un sistema economico e poi c'è un derivato dalla politica. Adesso la politica conta molto meno, è l'economia che sta contando, la finanza. Io preferisco i tempi in cui è la politica che conta e informa anche poi l'economia. A me pare che adesso sia l'economia che sta contando, e quindi quando parliamo di queste, perché ci infervoriamo di più quando vedevo anche Amicone, parlava delle idee, perché adesso le idee non ci sono più. Quindi questi diciamo che scarseggiano, Fitto e Berlusconi litigano, la sinistra Dem litiga con Renzi, ma per cosa? Per un'idea? Magari non stanno litigando per delle idee, stanno litigando per delle postazioni di un potere che quasi non esiste più. Perché la politica che potere dà adesso? Cioè, ti fa fare un giro al Parlamento, forse. Per qualcuno due o tre. Due o tre, sì. Ma nel senso è una cosa molto risicata rispetto a una volta.